Buongiorno. Oggi chiacchieratina molto chill su questo canale. Oggi parliamo di lui, MacBook Pro M1, uno dei prodotti più controversi della recente storia di Apple. Sopra di lui solo il MacBook Pro M2, prodotto assolutamente inutile, non compratelo, no. Ma lui, 2 anni fa, aveva un po' più senso per me rispetto a un MacBook Air. Per una batteria un po' più potente, quella leggera, quel core in più e quelle piccole cose che lo differenziavano mi avevano convinto a puntare su di lui. Dopo 2 anni funziona ancora a meraviglia. Infatti questo non è un video lamentela, cioè non mi posso sulla maggior parte delle cose non mi posso lamentare, ma fa ancora benissimo per la maggior parte delle mie task. Però voglio dire comunque due parole su di lui, perché ci sono anche delle cose che... Partirei dicendo che l'M1 per la maggior parte delle volte a me va ancora bene. Vi direi, se dovessi editare tutti i giorni un video come quello, come il vlog di Disgacia, di quando siamo andati alla serata di Disgacia, ti direi no, cioè, ok, lo prendo e compro un Pro da 14 pollici, anche con un M2 Pro, un M2 Max o anche un M1 Max o un M1 Pro, perché lì esportando quel video e anche montandolo, considerando che è un 4K, ci sono vari effetti, c'è la color correction, c'è un piano di roba, ha toccato dei picchi di calore estremi. Era anche metà agosto con delle temperature un po' folli, però non si è comportato nel migliore dei modi. Per il resto dei vlog, anche lì sta cominciando a fare un po' più di fatica quando monto i file di questa macchina qua, però non mi dà fastidio. Però, sempre per il mio fattore di editing video, una cosa che effettivamente mi sta un po' infastidendo, e non l'avrei mai detto, perché quando parlavano del vecchio design, ho un problema, mancano le porte, non capivo dove fosse questo problema. Attacco il mio adattatorino e il gioco è fatto. Se devo editare praticamente tutti i giorni il video della macchinetta, non ho voglia di stare attaccato col mio adattatorino. E poi magari, perché poi perdo le cose, no? Io dovevo editare un video prima, però non trovo l'adattatore. Ci ho passato tipo un'ora a cercare l'adattatore. Quando porti semplicemente, guarda, qua, perché lo spazio c'è, metto la schedina e il gioco è fatto. Non è una cosa che ti fa dire wow, mamma mia, devi cambiare il Mac solo per questo. No, assolutamente, cioè, un adattatore, che cazzo me ne frega. Però... gli sarebbe costato nel 2016 lasciare da che SD o adattatore per la USB nell'HDMI, cioè non l'HDMI, che cazzo lo uso ora l'HDMI. Quindi questa cosa sì, non pensavo, mi ha un po' infastidito ultimamente. L'altro fattore controverso sicuramente di questo MacBook sono una cosa che a me non dà noia, non dava noia finché non ho iniziato a lavorare un po' con lui, il mio iPad, no, cioè lui, il mio iPad Pro. No, cioè, ah no, è verso con lui, il mio iPad Pro M2. Io dico, se cazzo di cornici, sono gigantesche. Su questo MacBook è l'ultimo vero, dai, MacBook Pro M2 io non lo considero, è l'ultimo MacBook con la Touch Bar. E la Touch Bar, io continuo a dire, che è una figata. Sì, gli sviluppatori l'avessero implementata a modino, cosa che non è stata evidentemente fatta. E quindi su Photoshop va ogni tanto. Così. Final Cut va bene perché di Apple, Pages va bene perché di Apple. Sui programmi non di Apple molte volte non è proprio supportata. E questa cosa mi dà proprio noia. Poi vabbè, cioè non vi parlo di macOS perché va ancora fluidissimo. L'unica roba è che quest'anno non ho intenzione di aggiornare a Sonoma, perché dicono già con Ventura ci ho fatto caso, l'export è un po' più rallentato e io non vorrei che con Sonoma
mandasse in culo l'exporting dei video, perché, ripeto, facendo, cercando di fare più o meno un video al giorno, o quasi, ci tengo ad avere intatta. Cioè, non dovrei aspettare ore che il video si esporti, se no. E non, il punto è che non posso neanche mandarlo su iPad, da Final Cut su iPad, e esportarlo da Final Cut su iPad. Posso fare il contrario, ovvero mandare i video di Final Cut di iPad su Mac, ma non quel lavoro lì, che sarebbe la svolta. Vorrei andare a controllare live una cosa. Lo stato batteria è all'89%, ma sempre per colpa del software non dura più come prima. Una sessione di due sessioni di editing di un video come questo, tre sessioni di editing di un video come questo, quindi una ventina di minuti di registrato, macchina questa, non è più come una volta. All'inizio mi faceva, facevo delle sessioni di editing molto più, cioè lo caricavo davvero davvero poco, mentre ora purtroppo lo devo caricare di più. Quanto lo carichi meno, perché ovviamente non facendo tanti video per la maggior parte delle task uso, come avete visto nel video sullo zaino, se il video sullo zaino è uscito, come vedete nel video sullo zaino, spoilerino, lui iPad più questa tastierina qui di Logitech. Io non fraintendetemi, macOS lo adoro, cioè il Mac è perfetto proprio come sistema, come cose. Il punto è che appunto dopo 2 anni ci sono delle cosettine che cominciano a farsi sentire, e a proposito di farsi sentire, oltre l'audio che ha perso un po' di potenza secondo me, e non so, cioè oggettivamente si fanno, se cominciano a farsi sentire quando esporti video anche le ventole, solito discorso di prima, ci mette poco di più nelle esporti, ma si sentono molto di più le ventole. Sì. E mi disturba tanto perché ero abituato col Mac nel primo periodo, quindi nel primo annetto, annetto e mezzo, a non sentirle mai. Invece ora si sentono, ma non ho intenzione di cambiarlo da qui a, ho detto, un anno e mezzo. Ci vorrei fare tutta la prima superiore e magari anche la seconda. Poi fra 2 annetti, avrà 5 anni, e magari sarà il momento di cambiarlo. Avrò anche magari dei fondi per prendermi un bel computer. Ora, sono su Fiverr. Se volete che vi monti dei video, metto i link qua sotto, così proprio lo ufficializzo, perché c'è da fare i soldi. Ah, e se cercate tipo dei libri o delle robe, sono anche. Prendo un sacco di roba su Subito, quindi venite su Subito, vi prendo un sacco di cose fighe. Cercatemi. Se volete dei libri per bambini, ne ho messi un sacco in vendita. Quindi, per questo video sul Mac, molto parlato, molto chiacchierata, così è tutto. Ci vediamo domani con un nuovo video, perché ora questa settimana ce la facciamo un video al giorno, basta, cioè, deciso, perché fra poco inizia la scuola, cazzo.